Buongiorno a tutti. In questo video volevo continuare il discorso sui testimoni di Geova. Quello che dicono è vero, perché l'unica speranza di felicità in questo mondo è appunto il regno di Dio, il regno millenario che Gesù Cristo promette nella Bibbia. Noi sappiamo che in questo mondo non c'è giustizia, la giustizia è appunto propria del regno che Dio deve portare su questa terra tramite il suo amato figlio Gesù Cristo. E mille volte mi è stato detto: ma di che religione sei? Allora, io non frequento la congregazione dei Testimoni di Geova, ma simpatizzo per loro perché sono convinta che molte cose che dicono siano giuste, come l'identificazione di Gesù Cristo con l'arcangelo Michele, chiamato il primogenito della creazione. Dei testimoni di Geova, le riviste, come per esempio la Torre di Guardia annunciante il regno di Geova, parla appunto della realizzazione di queste profezie. Per esempio, qua dice: che senso ha vivere? A volte nella vita, perché purtroppo noi sappiamo che su questo mondo regna Satana, chiamato da Gesù Cristo nei Vangeli il principe di questo mondo, a volte la vita può non avere senso, si devono affrontare situazioni difficili, si può essere perseguitati ingiustamente, cosa che può capitare a molti. In questo caso che bisogna fare? Cercare la speranza nella Bibbia, perché la Bibbia, le profezie dell'Apocalisse, specialmente se pensiamo che siamo negli ultimi giorni e che si sta avvicinando quella che si chiama grande tribolazione, in cui molti saranno perseguitati, ma a cui seguirà l'avvento del regno di Gesù, dobbiamo riporre fiducia nelle profezie bibliche. Il titolo di questa rivista, La Torre di Guardia annunciante il regno di Geova, è proprio una promessa, racchiude la promessa del regno di Dio su questa terra, come è scritto nel capitolo 20 e 21 dell'Apocalisse, cioè Gesù Cristo scenderà sulla terra per giudicare e porterà il suo regno, un regno che durerà 1000 anni. In quel regno non ci saranno più né malattie né ingiustizie, quindi non ci saranno più persecuzioni ingiuste. Purtroppo su questa terra la giustizia non c'è, spesso degli innocenti vengono messi in prigione, perché appunto è Satana a governare questo mondo, che è chiamato anche il principe della menzogna. Mentre nel regno di Dio ci sarà giustizia, ovvero solo i colpevoli finiranno in prigione, le persone che non hanno commesso alcuna colpa non saranno perseguitate. Quindi in questa rivista contiene racchiuse tutte le promesse bibliche, le malattie, cioè è un complemento, una spiegazione alle profezie bibliche. La torre di guardia annunciante il regno di Geova. Che senso ha vivere? Quindi, vivere ha senso se noi ci rifugiamo nella fede, perché quello che c'è nella Bibbia non è solo una speranza, ma è la certezza del futuro per chi crede in Dio. Io anche, pur non essendo testimone, ho letto le loro riviste e ho anche una simpatia per Lutero. Lutero diceva una cosa giusta: il giusto vivrà per fede, ovvero se io ripongo fede in Dio e sono sicura delle sue promesse, sono certa che lui mi ascolterà, quindi che vivrò in modo migliore, se non ora, certamente nel suo regno futuro. Alcuni dicono che i testimoni di Geova non sono cristiani, sbagliano, perché già questa rivista dal titolo La Torre di Guardia annunciante il regno di Geova spiega le profezie bibliche. Spiega tutto ciò che è possibile fare per ereditare questo regno sulla terra, come avvicinarsi di più a Dio, immaginare il momento della resurrezione, quando tutti saremo in questo regno millenario di Cristo. Che bisogna fare per entrare in questo regno, cioè per sapere di ereditare questo regno? Allora, come ho detto, personalmente io non frequento congregazioni dei testimoni di Geova, non sono testimone di Geova, ma sono sicura che dicono la verità. Quindi, innanzitutto, bisogna riporre, come diceva Lutero, fede in Dio, perché il giusto vivrà per fede nella promessa che Dio ci fa attraverso la Bibbia.
Quindi anche nei momenti più difficili, questa certezza ci dà la forza di andare avanti anche di fronte alle persecuzioni. Quindi, se noi riflettiamo su questo, sulle profezie bibliche, sull'Apocalisse in particolare, e se pensiamo che questi sono gli ultimi giorni, quanto può mancare all'avvicinarsi del regno di Dio? Qua dice annunciante il regno di Geova, significa che già il regno di Geova sta per arrivare 2, 3 anni, 10 anni, 20 anni. Quindi forse lo vedremo entro il termine della nostra vita. Questo già ci dovrebbe dare la speranza di andare avanti. Quindi la rivista dei testimoni di Geova, la Torre di Guardia, annunciante il regno di Geova, dice la verità perché è una spiegazione delle profezie bibliche ed è questa che nonostante tutte le difficoltà, questa fede, leggendo anche questa rivista, ci deve dare la forza di andare avanti, nonostante tutte le difficoltà. Con questo è tutto, vi saluto.